La prima corda avrà in successione Mi, Fa, Fa diesis, Sol, Sol diesis, La, La diesis, Si, Do, Do diesis, Re, Re diesis, Mi, Fa, Fa diesis, Sol, Sol diesis, La, La diesis e Si. La seconda corda, partendo da Si, avrà Si, Do, Do diesis, Re, Re diesis, Mi, Fa, Fa diesis, Sol, Sol diesis, La, La diesis, Si, Do, Do diesis, Re, Re diesis, Mi, Fa e Fa diesis. La terza corda, partendo da Sol, avrà Sol, Sol diesis, La, La diesis, Si, Do e così via. La quarta corda, partendo da Re, Re, Re diesis, Mi, Fa, Fa diesis, Sol e così via. La quinta corda, partendo da La, La, La diesis, Si, Do, Do diesis, Re e così via. La sesta corda, essendo un Mi come la prima corda, presenterà una successione identica, semplicemente due ottave più grave. Prendi dimestichezza con tutte le corde, anche in senso discendente. Proviamone due insieme. Ad esempio la terza corda. Eravamo arrivati a Re. Re, Do diesis, Do, Si, La diesis, La, Sol diesis, Sol, Fa diesis, Fa, Mi, Re diesis, Re, Do diesis, Do, Si, La diesis, La, Sol diesis e Sol. Prendiamo la quinta corda, eravamo arrivati a Mi. Mi, Re diesis, Re, Do diesis, Do, Si, La diesis, La, Sol diesis, Sol, Fa diesis, Fa, Mi, Re diesis, Re, Do diesis, Do, Si, La diesis e La. Se preferisci, puoi usare la dicitura bemolle al posto del diesis. Puoi anche creare una tua mappa personale della tastiera, disegnando corde e tasti o usando un'immagine tipo cartina muta come questa. Annota su ogni tasto quale nota si trovi. Ti saranno subito evidenti alcuni punti magici. Al dodicesimo tasto si ripetono un'ottava più acuta le stesse note delle corde a vuoto. Mi, Si, Sol, Re, La, Mi. Nelle puntate introduttive avevamo accennato all'importanza di conoscere il manico fin dall'inizio, fin da giovanissimi, per diventare strumentisti consapevoli. Considero questo punto una delle cifre fondanti della mia didattica. Senza dubbio, numerosi sono i possibili primi approcci allo strumento. Io credo in una fase iniziale di ascolto, esplorazione e comprensione di questa estensione di noi che abbiamo la fortuna di avere fra le mani. Lo scopo è diventare autonomi e critici nella ricerca, non semplici ripetitori. Ci vediamo alla prossima lezione, qui sul canale Chitarra Mauro Giuliani. Buona musica!